Amiche e amici di Meme of Sampdoria, bentornati. 45 giorni dopo l'ultima partita del campionato scorso, ci troviamo finalmente a poter commentare la scelta dell'allenatore che è stato presentato oggi nella pancia del Luigi Ferraris, quello stesso allenatore che il 22 maggio all'ultima di campionato si era seduto sulla panchina degli ospiti del Ferraris. Oggi nella pancia dello stadio nel quartiere di Marassi è stato presentato come il nostro nuovo mister. Roberto D'Aversa succede a Claudio Ranieri. Tra l'altro in questi 45 giorni ci è voluto molto per arrivare ad Aversa, passando attraverso una selva di voci che credo siamo arrivati in doppia cifra tra i nomi proposti, suggeriti dalle voci di mercato come possibili successori di Claudio Ranieri, compreso lo stesso Claudio Ranieri, al quale pare ci sia stata una clamorosa telefonata dalla dirigenza con l'invito a ripensarci quando era sfumata, se non ricordo male, l'opzione Dionisi. Poi si era parlato di Giampaolo, si è parlato di Iachini più volte. Comunque, da Ranieri è partito D'Aversa nella sua conferenza stampa di oggi, ringraziandolo per il lavoro svolto e complimentandosi perché fare i famosi 52 punti non può essere considerato una casualità. D'Aversa è partito oggi facendo riferimento alla sua esperienza alla Samp da giocatore, intensa, breve, nella seconda parte della stagione 2000-2001 con la Sampdoria in Serie B. D'Aversa arrivò a gennaio per fare l'esterno del 4-4-2 di Gigi Cagni. Alla fine la Samp arrivò quinta e in Serie A andò il Piacenza di Novellino a nostro discapito. D'Aversa giocava esterno destro principalmente nel 4-4-2 di Gigi Cagni. Mi ricordo più che altro uno dei due gol che segnò in maglia cerchiata, uno lo fece al Venezia Marassi, l'altro a Verona contro il Chievo, ero presente allo stadio quel giorno, imbeccato da Francesco Flacchi, un diagonale se non ricordo male di Roberto D'Aversa che approfittò con un bel inserimento, un bel tempismo della difesa altissima del Chievo di Gigi Del Neri, che quell'anno poi vinse, se non sbaglio, quel campionato. Comunque andò in Serie A, andò a fare spettacolo proprio grazie al gioco del mister friulano. D'Aversa da giocatore me lo ricordo un po', e anche i suoi allenatori ne hanno parlato come un giocatore non eccelso dal punto di vista fisico, atletico, ma con una bella testa e una discreta tecnica. Infatti venne preso in quella squadra lì, in quella stagione lì, per fare un po' da equilibratore. Dall'altra parte, se non ricordo male, giocava Davide Possanzini, che era sostanzialmente un attaccante adattato a fare l'esterno del 4-4-2, molto veloce ma molto offensivo. Comunque, ha citato la gradinata sud, che lui si ricorda da giocatore, avendoci giocato e avendola avuta a suo favore, oltre che avendola affrontata anche da avversario, da allenatore e anche da giocatore. La squadra con cui ha fatto più presenza è il Siena. L'unico gol che ha segnato con la maglia del Siena l'ha fatto proprio a Marassi contro la Samp nella stagione 2003-2004, su punizione, bucando Antonioli. È arrivato preparato, è arrivato motivato, ha studiato la storia, questa è la prima cosa che è emersa, perché comunque ha citato la data del 12 agosto in cui la Samp è stata fondata, è anche il giorno del suo compleanno. Tra l'altro c'è questa coincidenza per cui lui è del 75, quindi quest'anno il 12 agosto ne compie 46, discorso inverso per la Sampdoria che, come ben sapete, è stata fondata nel 1946, quindi ricorrenza quest'anno i 75 anni. E ha sottolineato e ricordato anche il trentennale dello scudetto, quindi bene. Ha citato Boskov come suo riferimento, come uomo innovativo innanzitutto dal punto di vista della comunicazione prima ancora che come allenatore. Ha parlato di sogno che si avvera per lui, ha parlato un po' di giocatori, imbeccato evidentemente dalla stampa presente al Ferraris, partendo da Damsgaard. Qui ho avuto qualche sensazione sinistra perché mi sono venute in mente, lui ha detto di, insomma, non vedere l'ora di allenarlo, insomma di volerlo allenare presto. Stesse cose che dissero a precisa domanda Zenga quando arrivò da noi di Eto'o venne ceduto di lì a poco. Giampaolo, appena arrivato nel 2016, si espresse sulla collocazione di Correa, di Soriano e di Fernando, e 1, 2, 3 venduti tutti, quindi speriamo che non accada lo stesso quest'anno. Non so come orientarmi in base alle dichiarazioni che fa la società su Damsgaard dicendo di volerlo tenere, non so se sta bleffando, sta provando ad alzare il prezzo, non so se lo vedremo ancora con la nostra maglia quest'anno oppure no. D'Aversa poi è entrato nel tema Fabio Quagliarella, inevitabile, ha sottolineato la statura innanzitutto umana e professionale e carismatica del nostro capitano, che lui comunque immagina al centro del progetto. Il tema Quagliarella gli è servito anche per entrare nell'argomento tattico. D'Aversa, in modo un po' superficiale, viene identificato esclusivamente con il 4-3-3, che effettivamente è il modulo, il vestito tattico che più ha utilizzato a Parma, ma non è un integralista totale. A Parma spesso ha anche virato sulla difesa a 3. Ha sottolineato come per lui Quagliarella è un attaccante che va
messo in un contesto con una punta vicino o con dei giocatori che lo supportino, e noi ce lo ricordiamo bene in quelle poche partite di Di Francesco. Quagliarella fece una fatica clamorosa con gli esterni molto larghi, e D'Aversa proprio in questo senso si è espresso dicendo che lui ha anche giocato con più che un 4-3-3, un 4-3-2-1, con gli esterni più stretti dentro il campo piuttosto che a calpestare le linee laterali. E in questo senso penso che al momento un paio di giocatori del genere, su tutti i gabbiadini mi vengono in mente, ce li abbiamo, oltre che lo stesso Damsgaard volendo, ma comunque c'è tempo, l'ha detto D'Aversa, lo ripeto io spessissimo, tutto dipende dal materiale che avrà a disposizione. E in questo senso credo sia anche stato preso il tecnico nato in Germania ma abruzzese di adozione, un allenatore capace di adattarsi e di cercare di fare il meglio con il materiale a disposizione, un po' meno dogmatico, integralista, di profili come Giampaolo, che sappiamo essere stati consultati ma evidentemente non abbastanza convinti in questo senso. Parlando sempre di giocatori presenti attualmente nella rosa della Samp, D'Aversa ha citato Yoshida e Colley come difensori che lo hanno impressionato per il rendimento l'anno scorso, inciso mio, sono anche quelli che gli hanno fatto gol, e se il gol di Colley è arrivato a retrocessione già fatta per il Parma, è il gol che noi ci ricordiamo per l'abbraccio commovente a Ranieri, quello di Yoshida forse l'ha colpito un po' di più perché era l'ultima gara d'andata, e lì il Parma giustamente ancora poteva credere nel progetto salvezza. Quel gol e quella sconfitta secondo me furono pesanti per la squadra all'epoca allenata appunto da D'Aversa. Poi ha citato Augello, ha citato Torsby, altro che sappiamo essere sul giro d'aria per quanto riguarda le voci di mercato. Si è soffermato un po' di più su Adrien Silva, dicendo che è un giocatore da cui si aspetta qualcosa di più rispetto al rendimento dell'anno scorso per l'inevitabile necessità di adattamento nel campionato 2021 del centrocampista nato in Francia ma portoghese di nazionalità. Ha avuto, ha detto lui, la garanzia di non svendere da parte della società, che chiaramente gli ha detto che se arriveranno offerte grosse la necessità sarà quella di sacrificare qualche pezzo pregiato, ma la rosa non verrà smantellata. Quindi fiducia a Roberto D'Aversa, c'è curiosità di vedere, ripeto, la squadra che gli verrà messa a disposizione e il calcio che sarà in grado di sviluppare questo allenatore che, appunto, io vi ricordo, è stato scritto e detto da più parti, ma va detto in modo da non farsi prendere dal panico o dalla depressione perché arriva un allenatore retrocesso. È retrocesso, sì, ha evidentemente anche lui le sue responsabilità, perché comunque non è arrivato a 4 partite dalla fine, ha avuto credo il girone di ritorno abbondante, sì, una ventina di partite al Parma in cui non è riuscito a riparare la situazione che aveva lasciato Liverani, però è anche vero che con il Parma ha completato un percorso da record. Il record non lo ha fatto tutto lui, ma il Parma era partito dalla Serie D e ha fatto 3 salti di fila per arrivare in Serie A, e lui comunque è subentrato nel campionato di Serie C nella stagione 16-17, ha ottenuto la promozione ai playoff, poi ha ottenuto la promozione dalla Serie B alla Serie A, e in Serie A ha fatto 2 campionati con il Parma, 2 salvezze tranquilla, comunque sempre in miglioramento, perché il primo anno ha fatto 41 punti, il secondo anno ne ha fatti 49, quindi con una squadra che tra l'altro nel primo anno di Serie A era stata costruita con difficoltà, tra l'altro da Faggiano, e quindi potrebbe essere una coppia che si ricompone in modo costruttivo, lo sappiamo, questo ancora non è ufficiale, anche se oggi Osti sostanzialmente ha fatto capire che manca veramente solo l'ufficialità per l'arrivo del ex DS del Parma e per poco anche del Genoa. Dicevo, in quel campionato lì, quando il Parma era neopromosso in Serie A, se vi ricordate ci fu quella brutta storia degli SMS, dei messaggi, dei WhatsApp di Calaiò con i giocatori dello Spezia per quanto riguardava l'ultima giornata di campionato, insomma dei brutti sospetti, poi se non ricordo male conclusi nel nulla di fatto, però il Parma visse quell'estate lì con il dubbio di dover preparare una squadra per la Serie A oppure per la Serie B, insomma il mercato venne fatto in questa condizione che non era facile. D'Aversa riuscì a realizzare 2 campionati veramente significativi, probabilmente non sono rimasti negli occhi perché la squadra non giocava in modo spettacolare, ma ha fatto esprimere al meglio giocatori di qualità, ma da scoprire. Vi dico 2 nomi su tutti, Kulusevski e Bastoni, che sono stati lanciati appunto in Serie A da Roberto D'Aversa, che è il nuovo allenatore della Sampdoria. Ditemi che cosa ne pensate, noi ci rivediamo presto qui, aspetto i vostri commenti qui sotto, qua